Buonasera. E siccome che sono accecato. È Halloween, la notte dei morti viventi. Allora, due fantasmi, Giovanni e Pasquale, chiacchierano e Giovanni chiede a Pasquale: e dimmi tu, come sei morto? E Pasquale risponde: beh, io ero sulla mia Ferrari che correva a 400 km orari e ho sbattuto contro un albero. E Giovanni dice: a rimortacci tua, dietro a quell'albero c'ero io che stavo a piscià. Che tristezza. Mi scusi, per andare al cimitero dove devo prendere l'autobus? In faccia. Spero che non ci tirino pomodori. Dopo sì, ma di brutto proprio. Cioè. Tra fantasmi, tu ci credi agli umani? Sei bruttissimo. No, veramente brutto. Chuck Norris da piccolo per Halloween girava vestito da Texas Rangers bussando ai vicini di casa intimando dolcetto calcetto. No. Sì. No. Sì. Al bar entra uno scheletro e chiede al barista: per favore, mi fa un panino con la morta della? Qual è il colmo per un arcobaleno? Essere bianco dalla paura. Questa è una bella guerra, sì, eh? Sì. Se la cava, se la cava. Come mai non si è mai visto uno scheletro che si butta col paracadute? Perché non ha fegato. La tristezza. Cosa dice una goccia di sangue in terra? Splat. Oggi non mi sento in vena. E vabbè. No, questa mi rifiuto di leggerlo. Cioè, ce ne sono alcune che mi lasciano veramente, come dire, scegli la più brutta. La più brutta. Cosa deve fare se hai davanti un mostro verde? Aspettare che maturi. Come ti ho detto, quella più brutta è proprio la scelta bene. Tu chiedi e io ti do. In un castello misterioso, un fantasma incontra un altro fantasma. Questa notte sto davvero male, mi sento svenire. Lo vedo, amico mio, sei bianco come un lenzuolo. E guarda che... Siamo lì, riesci anche... Due amici si organizzano per la festa di Halloween 2020. Ciao Gino, ma tu hai già pensato al costume di Halloween per quest'anno? Sì Mario, mi è venuta un'idea da brivido, mi travestirò da 37.6 di febbre. Questa è in tema. È il mio avvocato che ti scrive. Qual è il colmo per un fantasma? Vederci scuro. Dormire senza lenzuola. Questa l'ho scelta perché più brutta di così non... No, ma c'è di me. Uno zombie incontra un amico. Ehi, ma cosa fai con quella lapide in mano? Ma visti i tempi che corrono, meglio andare in giro con i documenti. Questa è carina, però questa... Questa mi mancava.
Qual è il colmo per uno spettro? Salire su un treno fantasma. Qua ce ne vuole, eh? Qua ce ne vuole. Che differenza c'è tra un fantasma e un umorista? Non lo so. Un umorista è una persona di spirito. Un fantasma è uno spirito di persona. I fantasmi e gli scheletri, il giorno di Halloween, per procurare terribili spaventi, vanno in giro per le case travestiti da Chuck Norris. Eh beh. Due scheletri stanno per partire per fare un giro in moto. Uno dice all'altro: aspetta un momento che mi metto il giaccone perché fa freddo. E l'altro gli risponde: ma che freddo vuoi sentire che sei morto? Dai, sali su sulla moto. Allora il primo scheletro dice: ok, solo un momento che mi metto il casco, dovessimo avere un incidente. Ma cosa ti serve il casco che tanto sei già morto? Sbrigati e sali sulla moto. Allora il primo scheletro va di corsa verso la sua tomba, prende la lapide, e sale sulla moto con la lapide sotto il braccio dicendo: non mi hai fatto prendere il giaccone, non mi hai fatto prendere il casco, fammi portare almeno i documenti dietro. È un po' ripetitivo. È ancora più brutta dell'originale. Di quella di prima, in effetti. Durante la festa di Halloween i vampiri indossano sempre le dentiere da Chuck Norris. Ma povero Chuck Norris, fa già paura in vita, poverello. Troppo bello. Vai, vai. Vado. Io certe mi rifiuto proprio di leggerle. Cosa si ottiene incrociando un pupazzo di neve con un vampiro? I morsi di freddo. È assurdo. Bellissime. L'ultima. Sì, vai. Per i bambini che suoneranno alla mia porta per Halloween ho comprato 1 chilo di orsetti. Che sto mangiando io. Sei perfido. Io proprio perché sei perfido ti do la borsetta per raccogliere i dolcetti e scherzetti. Prendo il cappello, guarda. Per la tua ultima battuta prendo il cappello. Prendi il cappello? Ti regalo la borsetta. Mi dai la borsetta. Allora aspetta. Almeno. No, mi siediti qua. Dimmi. Cosa vuoi? Stai zitto che non sei uno scheletro, non capisci niente. Prendi i documenti. Prendi i documenti. Due cannibali stanno cenando. A un certo momento uno esclama: sono stufo di mia moglie. E l'altro risponde: bene, ma finisci almeno le patatine. Questo è bellissimo. Hai vinto. Sappi, hai vinto. Vabbè, vabbè. Buona. Ha 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 ha